vivere come lui e andare al talent show. Sì, Space Music Show. Lucia Grimaldi, inviata di Independent TV per Spazio Musica, oggi incontra Francesco Boccia. Lucia. Ciao Francesco, la prima cosa un saluto a Spazio Musica. Ciao Spazio Musica. Francesco, tu 20 anni fa, non tutti lo sanno, con Tommy Esposito del Giardino dei Semplici, che poi si esibirà in queste serate con te, cioè in queste manifestazioni con te, non insieme a te, ma su questi palchi che calcherete in questo fine settimana in Campania, scrivevate una canzone che vi fu snobbata, ma che poi è diventato un successo che adesso è cantata in tutto il mondo. Questa canzone era Grande Amore, che ha vinto il Festival di Sanremo cantata del volo. L'autore ce l'abbiamo qui con noi. Ma com'è andata questa storia? Non piaceva proprio? Questa canzone ne ha passate di tutti i colori, insomma nessuno la voleva, soltanto che quando si crede in un sogno bisogna farlo nel vero senso della parola, e dopo 13 anni alla fine siamo riusciti nel nostro intento. È arrivata al Festival di Sanremo con un gruppo d'eccezione che è il Volo, e poi il resto è storia. Il resto è storia, ma tu a Sanremo c'eri già stato come cantante con un altro tormentone, perché tu praticamente sei il re dei tormentoni. Era il 2001, qualche anno prima, e cantavi? Cantavo Turu Turu, e questa canzone dopo 22 anni, quest'anno, ad aprile, è stata riportata al successo grazie ai Coldplay, che l'hanno cantata in un loro concerto in Brasile, anche perché in Brasile Turu Turu ha il titolo di Quando Você Passa, è stata cantata da Sandy e Junior, che sono due cantanti famosissimi lì in Brasile, ed è diventata subito un grande successo. E dopo 22 anni sentirla cantarla dai Coldplay è stato veramente fantastico. Ma tu lo sapevi che i Coldplay l'avrebbero cantata? No, non lo sapevo, è stata una bella sorpresa, siccome io ho tanti fan che mi scrivono dal Brasile proprio per colpa di Turu Turu, e è successo che alcuni di loro mi hanno mandato dei video proprio dallo stadio mentre ascoltavano il concerto dei Coldplay, che a un certo punto hanno intonato Turu Turu. E tu cantata. Cosa hai provato? E io ho provato una emozione grandissima, è una riconferma di quello che mi sono sempre detto, insomma, che cercare di fare qualcosa di eterno non è facile. Io ce la metto tutta, anche perché non mi faccio confondere dalle mode del momento. Io sono convinto che la bellezza non ha tempo, quindi quando scrivi qualcosa di bello sicuramente può uscire quando vuoi tu, avrà sempre successo. Però tu sei un affezionato di Sanremo e sei un affezionato come autore, sei tornato negli ultimi anni con Orietta Berti, 2 anni fa credo. 2 anni fa Orietta Berti mi ha chiamato perché aveva bisogno di canzoni per questo cofanetto dei 55 anni di carriera, e io gliene ho date 2, che una era La mia vita è un film, che ha dato il titolo al cofanetto, e l'altra era Quando ti sei innamorato, ed è successo così all'improvviso che Amadeus l'ha ascoltata, se n'è innamorato e ha invitato Orietta a cantarla al Festival di Sanremo. Questa cosa ha cambiato completamente la vita di Orietta, perché da quel Sanremo lì, ormai sono passati 2 anni, è diventata la regina del pop, la vogliono tutti. Canta con Fedez, con Rovazzi, con tutti i ragazzi che hanno successo oggi. Quindi si è avvicinata a un pubblico trasversale. Ma Francesco non è solo Francesco Boccia, è anche il Super Four. Sì, i Super Four è un'altra bella situazione che abbiamo portato avanti io e altri 3 amici miei, che sono Greg Rega, Aurelio Fierro Junior e Sabba. Abbiamo unito le forze, visto che ci incontravamo sempre sui palchi a Napoli, abbiamo deciso di unirci e provare a fare qualcosa all'estero. Siamo andati ad X Factor in Romania. E lì abbiamo avuto un grandissimo successo, tant'è vero che ancora oggi andiamo lì a fare dei concerti. Poi questa cosa si è allargata a macchia d'olio, perché noi abbiamo portato tutti i successi italiani, compresa Grande Amore, ma la versione di Caruso che abbiamo fatto noi alle audizioni è stata veramente virale, ha avuto non so quanti milioni di visualizzazioni, e questa cosa ha fatto conoscere i Super Four un po' in tutto il mondo.
Francesco Boccia dal Brasile alla Romania passando per l'Italia, stasera alla seconda edizione dell'Ali Festival invece, e da domani il prossimo futuro, qualche anticipazione? Domani c'è da ritirare un altro premio a Benevento e poi c'è, io vi invito a seguire la mia pagina Facebook, anche perché è in continua evoluzione. Un appuntamento che ci tengo tantissimo a dirvi è quello che verrà a dicembre, dove dal 7 dicembre sarò in scena al Teatro Bracco con una commedia musicale, dove scritta da Caterina De Santis e Corrado Taranto, la regia di Claudio Insegno, le canzoni sono mie. Io sarò anche il protagonista insieme a Caterina, a Corrado, a Salvatore Misticone, e le musiche sono arrangiate dal grande maestro Enzo Campagnoli. Benissimo, e allora anche il musical per Francesco Boccia. Chiudo gli occhi e penso a lei. Il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando credo solo in te. Freddi e stupidi da ricordare, maledette notti perse a non dormire, altre a far l'amore. Amore, sei mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso solo a te. Perché quando amo solo te. Dimmi perché quando vivo solo in te.